Ora immaginiamo una situazione simile all'esercizio visto prima, con la persona sempre da 50 kg che corre a 3 metri al secondo, ma la giostra la facciamo ruotare in senso orario e la facciamo ruotare più piano. Immaginiamo per esempio un radiante al secondo di velocità angolare. Allora in questo caso non è chiaro quello che succederà dopo che la persona sarà salita sul bordo della giostra. Potrebbe anche accadere che la persona costringa la giostra a invertire il senso di rotazione, cioè la giostra abbiamo detto che adesso gira in senso orario, ma con la persona che salta sul bordo, questo potrebbe indurre la giostra a girare in senso antiorario. Oppure potrebbe la giostra continuare a girare in senso orario, ma più piano, e la persona essere costretta a girare in senso orario anche lei sul bordo della giostra, sempre nel caso di urto plastico, cioè che la persona rimane attaccata al bordo della giostra. Come caso molto particolare potrebbe anche verificarsi la situazione che la persona ha esattamente quella giusta velocità da far bloccare la ruota, cioè la giostra. Quindi la giostra sta ruotando in senso orario, la persona arriva, salta sul bordo e tutto si ferma. Come si risolve questo esercizio? Cioè come si calcola la nuova velocità angolare della giostra e della persona che nel frattempo è rimasta attaccata al bordo? Si risolve nello stesso identico modo, con la conservazione del momento angolare totale. L'unica differenza è che adesso il momento angolare della persona continua ad essere un vettore che esce verso di noi, come prima, mentre invece il momento angolare della giostra prima dell'urto è un vettore che entra nel foglio, quindi va disegnato con la X, con la croce. E quando andiamo a calcolare il momento angolare totale all'inizio, L tot, non dobbiamo più sommare questi due momenti angolari LA più LB, ma li dobbiamo sottrarre, perché sono due vettori diretti in versi opposti. Per esempio, potremmo considerare, come di solito si fa per convenzione, positivi i vettori momento angolare che escono, e quindi LB è positivo, mentre invece negativo è LA che entra, perché abbiamo detto LA è un vettore che entra nel foglio se la giostra ruota in senso orario. Quindi nel calcolo noi avremmo il momento angolare della giostra di segno negativo e di valore 400 per 1, perché abbiamo detto che la giostra ruota a un radiante al secondo. E quindi il momento angolare della giostra sarebbe meno 400 kg metro al quadrato fratto secondo. Il momento angolare della persona invece resterebbe positivo e dello stesso valore perché non abbiamo cambiato i dati della persona. Quindi avremmo 300 e meno 400. Dunque è più forte, più intenso il momento angolare della giostra. Questo vuol dire che il momento angolare totale è di meno 100 kg metro quadrato al secondo, perché è meno 400 questo più 300 l'altro. Quindi vince il momento angolare della giostra e quindi il momento angolare totale prima dell'urto sarebbe meno 100 kg metro al quadrato fratto secondo. Questo momento angolare si deve conservare, questo meno 100, e questo significa che dopo che la persona è salita sul bordo della giostra, il sistema continua a ruotare in senso orario, anche se più lentamente. Però deve ruotare in senso orario per mantenere questo segno meno, questo meno 100 kg metro quadrato al secondo. Quindi già possiamo intuire da questi primi calcoli che sicuramente la persona, una volta saltata sul bordo, farà rallentare la rotazione oraria della giostra, ma non riuscirà a fermarla né a invertirla. Quindi la giostra con la persona sopra sul bordo continueranno a ruotare in senso orario più lentamente di un radiante al secondo. Il resto dell'esercizio poi procede nello stesso modo di prima. Sommando i due momenti angolari della giostra e della persona dopo l'urto e uguagliando questa somma, che viene sempre questa formula qua, uguagliandola a meno 100 kg metri quadrati al secondo. Quindi il risultato sarà omega primo uguale meno 100 diviso 600, quindi meno un sesto radianti al secondo.
Questo significa una rotazione oraria, perché è negativa, meno un sesto, e anche una rotazione lenta, perché è soltanto un sesto di radiante al secondo.